Ciao a tutti ragazzi, bentornati in un nuovo vlog. Allora, da oggi vedrete, insomma, per tutto il mese l'albero di Natale, perché farò i vlog qua davanti, qua vicino all'albero. Mi piace da morire. Ho comprato un nuovo albero quest'anno, quindi invece del solito verde ho preso quello innevato. L'altro era un po' rotto, quindi sicuramente andava cambiato. Ho comprato alcune decorazioni in più, tipo le palline che vedete, questa, quelle che sembrano caramelline di zucchero, sono di vetro, quindi bisogna stare anche molto attenti perché una l'ho già rotta, va bene. Comunque poi ci sono i bastoncini di zucchero, dove siete? Qua, ok. Rendono l'albero molto dolcioso, tipo anche le Gretel, tipo un sacco Polo Nord, mi piace da morire comunque questa cosa. Bene, volevo principalmente farvi vedere l'albero. Ora, se dopo riesco a allontanarmi, magari ve lo faccio vedere meglio. Comunque ho girato già un piccolo video, quindi ve lo metto qua, così lo vedete tutto intero, completo. Spero che i miei piccoli tutorial vi possano tornare utili per qualsiasi cosa possiate creare a casa. E commentate qua sotto se volete farmelo vedere. Vi lascio il tutorial. Bene ragazzi, eccoci qua. Oggi vi farò vedere come realizzare una pallina unicorno. Ho preso una semplice pallina. Io ho già scritto il nome. Poi ho applicato semplicemente delle ciglia finte. Ok, ora procediamo insieme per decorarla. Io userò una fustella Sitsix, quella che fa le roselline. Allora, è una rosa grande in realtà, ma se io voglio taglio l'ultimo pezzo e rendo le rose piccoline. Ora vi faccio vedere come. Ci serviranno delle forbici, i brillantini per dopo, quindi li spostiamo. Spostiamo anche la nostra pallina e vado a prendere la B-Shot. Ok, ecco qua i miei piani da taglio super consumati. Prevedo di comprarli nuovi quest'anno. Allora, ci serve del feltro. Ecco qua, ho trovato un po' di feltro. Allora, vabbè, vari colori. Io direi che possiamo utilizzare anche un bel celeste. Poi, assolutamente, il fucsia, il rosa chiaro. Poi magari con il verde realizzare due foglioline. Ora vediamo come procedere. Intanto iniziamo a ritagliare qualche rosellina. Così poi lavoriamo direttamente sulle roselline. Quindi prendiamo la misura, direi che così va benissimo. Ok, il rosa salmone, perché non è proprio rosa bambola questo, ma è un rosa salmone. Ora andiamo a ritagliare anche il fucsia. Abbiamo già tre colori, però la nostra pallina
Allora, prendiamo tutto ciò che abbiamo, se non iniziamo a incollare non vediamo il risultato, quindi questa colla non mi piace perché è gialla, a me piacerebbe di più bianca. Allora, andiamo a incollare questa. No, vabbè, questa colla oggi mi sta perseguitando, ragazzi, io la odio. Bene ragazzi, allora mi è saltato il video poco fa, quindi non so se avete visto tutto. Comunque ho preso questa penna a colla che si chiama la Quickie Glue, non so se la vedete bene, comunque poi vi metto la foto. Ho fatto dei puntini con la penna e poi ho spruzzato questi glitter argento, giusto per dare un po' di luce, ok? Vorrei farli anche qua, tipo le tre lentiggini, no? Quindi andiamo a spruzzare, perfetto, facciamo la stessa cosa dall'altra parte, ok, spolveriamo i glitter, soffiamo e la nostra pallina è assolutamente finita.
spero vi piaccia. Ora aspettiamo che asciughi bene, poi la confezioniamo e la vediamo terminata. Perfetto, se nello stesso modo in cui abbiamo fatto l'altra pallina, vorrei provare queste di peluche che ho trovato in un negozio molto interessante dove vendono un sacco di adobi carini per il Natale. Ne prendiamo una e proviamo insieme a decorarla. Io vorrei renderla come l'altra, tipo un unicorno, ok? Quindi vediamo un attimo come ci possiamo riuscire. Allora, intanto qua ci sta perfettamente il nastrino con le stelline che avevo già precedentemente preparato. Allora, a questo momento del video è mancato l'audio, quindi dovrò parlarci io sopra. Spero di andare a tempo. Allora, abbiamo messo un nastrino davanti e uno dietro, lasciando al centro chiuso l'appendino che già era presente nella pallina. Poi ho tagliato le cocche alla lunghezza che volevo io. Ecco qua, perfetto, ho incollato bene con la colla a caldo e i fiocchi erano ben uniti. Poi ho preso le roselline e le ho composte con la colla, però in questa parte del video ho deciso di velocizzare per non annoiarvi. A questo punto abbiamo incollato tutte le roselline a seconda del nostro gusto, insomma, ok? Io ho messo le tre piccoline davanti e poi quella rosa più grande, che è fatta con del feltro un po' più spesso, l'ho messa dietro, come un po' per reggere le altre. Ok, sono tutte bene incollate, adesso ci manca il corno. Roselline non ne mettiamo altre perché non ci stanno, non voglio neanche la fogliolina verde assolutamente, perché qua in questa pallina di peluche non piace. Scegliamo un corno, quello che ci sta meglio, decido di prendere quello celeste con la punta rosa, eccolo qua, e procediamo all'incollaggio. Una volta fissato anche il corno, andiamo a mettere dei piccoli punti luce all'interno, al centro delle roselline, tranne dove c'è il corno naturalmente, aiutandoci con la pinzetta di precisione. A questo punto ho deciso di accorciare nuovamente le cocche dei nastrini, dei fiocchi, perché secondo me erano troppo lunghe. Una volta finito questo procedimento, cominciamo ad incollare le ciglia.
Ora lo vedremo. Allora, per incollare le ciglia bisogna essere molto molto precisi, soprattutto in questa pallina che è di peluche, altrimenti non si riesce insomma a staccare e riattaccare. Bisogna essere precisi perché puoi incollare solo una volta. Ecco qua, le nostre ciglia sono attaccate abbastanza bene, dai, possiamo essere contenti. Perfetto, e la nostra pallina unicorno è completa. Spero vi piaccia. Mi raccomando, se poi avete delle richieste particolari, non esitate, commentate qua sotto e vediamo di farle insieme, ok? Nel frattempo vi saluto, vi mando un grosso bacio e ci vediamo al prossimo video. Ciao a tutti! Thank you.